Salve proprio YouTube, bentornati su Scio Neo Seno Neo Geo e questo è ecco The Dolphin. Siamo tornati dalle vacanze un po' in ritardo, ovviamente lo facciamo con un nuovo video, un video con una formula un pochettino più nuova, insomma diversa da quella che abbiamo fatto in precedenza, ovvero quella che io voglio, mi piace chiamare una recensione, una video recensione in itinere, cioè una via di mezzo tra quella che può essere una recensione e un let's play, insomma un walkthrough, insomma come vogliamo chiamare, insomma un gameplay, un video di gameplay. È una formula che ovviamente non ho inventato io, se voi andate ad esempio sui canali di Gianluca Santillo, su Steam Raiders, tanto per dire, per citare quelli più vicini a noi, è già stata fatta, quindi insomma non è nulla di nuovo, però insomma ci lanciamo anche in queste cose. Abbiamo deciso di provare a fare questa recensione con un gioco, questo gioco che si chiama Kings of Kung Fu. Kings of Kung Fu è un gioco che è uscito quest'anno, in almeno qualche mese fa è uscito in forma completa perché era in accesso anticipato su Steam, e si tratta di un picchiaduro a scorrimenti che affonda le radici nel cinema di arti marziali cult, nel cinema più cult di arti marziali che si può. Vediamo subito dalla schermata principale che le opzioni sono pochissime, abbiamo solamente un arcade mode, un versus, le opzioni che sono molto scarne, e il practice che non è altro che l'allenamento e basta, sono i crediti. Quindi proviamo a fare l'arcade mode. Allora, stiamo un attimo fermi in questa schermata perché la cosa bella, insomma, il fascino di questo gioco che mi ha spinto, insomma, a prenderlo e provarlo è il fatto che si tratta di un picchiaduro a incontri nel quale abbiamo un roster di 14 personaggi giocabili più il quindicesimo che è il boss finale, che penso, non so se sia sbloccabile, ma per adesso comunque non è selezionabile. Di questi 14 personaggi, tutti questi 14 personaggi sono ispirati a personaggi di film, presi da film di arti marziali cult. Ad esempio, noi abbiamo qui questo Tao Lung, che non è altro, che se poi lo vediamo in gioco, non è altro che il Bruce Lee di Enter the Dragon. Quest'altro invece, Cheng Fu, non è altro che Jackie Chan di Drunken Master, che è un film molto famoso di Jackie Chan prima di Hollywood, dove lui praticamente imparava questo stile di lotta che insomma mima le movenze di una persona ubriaca, insomma una cosa abbastanza divertente. Questo Ron Jones non è altro che il personaggio di Gene Kelly, se non ricordo male, di Enter the Dragon, il personaggio di colore con la patina d'oro afro. Questo Hong Feng è praticamente un personaggio che viene da un film che si chiama The Mad Monkey Kung Fu, se non vado errato, film che io purtroppo non ho visto, però è interpretato da Gordon Liu, almeno il nome occidentale dell'attore, che adesso il nome originale non riesco a ricordarmi, però Gordon Liu, che è un attore famosissimo di film di arti marziali, ha fatto tantissimi film, è finito anche a fare un cameo e una parte in Kill Bill, il maestro Pai Mei di Kill Bill, tanto per essere chiari. E Gordon Liu reinterpreta anche questo personaggio qui, che è Lo Wei, praticamente il protagonista del film La trentesima stanza dello Shaolin o del Monaco Shaolin, insomma una cosa del genere, film che tra l'altro ho anche visto, anche molto bello, ovviamente un film di arti marziali che parla di Shaolin. John Doe non è altro che Jean-Claude Van Damme di Bloodsport, quindi di senza esclusione di colpi. Jun Mao, non so bene come si pronuncia, è un personaggio interpretato da un'attrice che sicuramente avrete visto in mille film di arti marziali, se guardate film di arti marziali cinesi questa l'avrete vista prima o poi. Questo è un personaggio di un film che si chiama Hapkido, non lo so come si pronunci. Questo invece è un personaggio di un film più recente che è Hong Baek, scusate le mie pronunce sono sempre qui. Questo invece è il storico Sonny Chiba di Street Fighter, il film degli anni 80 che non c'entra niente col videogioco, mi raccomando. Questo invece è Chuck Norris, il giovane Chuck Norris di L'urlo di Center Horizon anche l'Occidente.
ironicamente, quindi pre-successo, cioè prima che diventasse, quindi è il giovane Chuck Norris prima che diventasse una star di film d'azione negli anni 80. E non so perché viene chiamato W. Stallion, forse per prenderlo in giro, visto che dopo è arrivato Stallone a portargli via. Vabbè, insomma, in futuro, dopo, negli anni 80, Stallone arriverà a portargli via il pubblico, perché diventerà, insomma, più popolare di lui grazie a Rambo. Vabbè, questa è un'altra storia. Questo è Danny Yen, comunque Ip Man, del film Ip Man, la recente saga di Ip Man, no? Che si compone di due episodi più tutti gli altri spin-off e via dicendo, e film apocrifi, quindi è un personaggio di un film abbastanza recente, e questo è il nostro amico Bolo, ovvero lo storico Bolo, che è, insomma, il cattivo di Enter the Dragon, però qui è nelle vesti del cattivo di Bloodsport, di Senza Esclusione di Colpi. Qua su invece abbiamo, questo è ovviamente è Jet Li, non so in che film, non riesco a riconoscere in che film sia, però è ovviamente Jet Li da come viene disegnata. Questa è uno dei personaggi più particolari, è Cynthia Rothrock, se non Rothrock o una cosa del genere, se non ricordo male. È un'attrice australiana che ha fatto diversi film di arti marziali, di serie B, di serie Z, insomma. Io la conosco perché ho visto diversi film, diverse recensioni di Obscurus Lupa su di lei. Per chi sa chi è Obscurus Lupa. Iniziamo a vedere il gioco, anche perché siamo qui per parlare del gioco, non di... Però mi piaceva farvi vedere tutti i personaggi, insomma, dirvi più o meno dove sono tratti, perché, insomma, sono riuscito a riconoscerli un po', altri mi sono dovuto un attimo documentare. Come vedete, la modalità storia non è abbastanza scarna, perché qui abbiamo queste schermate disegnate. Ah, questo è il boss finale, che è un altro personaggio preso da un film che si chiama The Last Dragon, un film molto estremo degli anni 90, se non ricordo male, dove il personaggio, dove il boss, cioè il cattivo finale diventava, aveva questi poteri stranissimi, diventava tutto rosso, e qui è anche il cattivo finale di questo gioco qui. Come dicevo, le schermate che avete visto sono le uniche che si vedono, insomma, di questo genere, quindi sono uguali per tutti i personaggi, e quindi, insomma, è una cosa abbastanza spartana. Allora, come vedete, il gioco graficamente tenta di ricostruire quelli che sono, insomma, la fotografia e l'usura, anche lo sporco, no, delle pellicole dei film d'arti marziali degli anni 70 e anche 80, diciamo. Come vedete, graficamente gli sfondi non sono bellissimi. Questo è uno sfondo che ricorda Bloodsport, anche perché questo che stiamo combattendo, con cui stiamo combattendo, c'è quel Van Damme, ovviamente. E però i modelli, secondo me, i modelli dei personaggi sono anche abbastanza carini, cioè, perché sono abbastanza simili alle loro controparti originali, con qualche piccola eccezione, tipo in realtà Jean-Claude Van Damme non ci assomiglia tantissimo, però tutti gli altri sì, sono molto, molto riconoscibili. Le animazioni, benché un po' legnose, sono comunque abbastanza realistiche, insomma, perché ricostruiscono abbastanza bene i movimenti delle varie mosse. E niente, insomma, dal punto di vista sonoro abbiamo una colonna sonora che insomma, questa sorta di rilettura hip hop, no, di musiche prese da film marziali. E il gioco com'è di per sé? Allora, il feeling, vi posso dire, ogni personaggio ha ben 4 attacchi, come al solito, no? 2 pugni, quindi un pugno debole e un pugno forte, e 2 calci, un pugno debole, un calcio debole e un calcio forte. Quindi siamo nello standard. Ogni personaggio, ovviamente, oltre alle normal, che sono queste, no? Sono quelle, no? Le mosse normali che fate premendo i tasti, ha anche le special, che sono ovviamente le mosse speciali, quindi quelle mosse che si fanno premendo, no? Combinando dei tasti, come in basso avanti pugno, in basso indietro pugno, in basso avanti calcio, carica indietro pugno, e via dicendo. Il parco mosse più o meno è quello standard di qualsiasi picchiaduro, non ci sono mosse particolarmente astruse o così mai viste. E parlo dell'esecuzione. Le mosse special, rispetto, insomma, alle normal, non hanno nulla di speciale, nel senso che non ci sono bolle, non ci sono pugni infuocati, non c'è nulla di questo genere, sono semplicemente delle mosse un pochettino più elaborate, insomma, rispetto alle mosse normal. A volte si fa anche fatica a distinguere una normal da una special.
Altra cosa, altra cosa, ci sono le combo. Ovviamente sono le combo che si fanno ovviamente premendo sequenze di tasti. Ovviamente il feeling come giocabilità siamo abbastanza dalle parti di un Mortal Kombat più o meno. Se giocate vi trovate abbastanza, se siete abituati a giocare a uno degli ultimi due Mortal Kombat, quindi Mortal Kombat X o il Mortal Kombat quello 9, insomma quello che uscì, il penultimo uscito, vi troverete a casa anche in questo gioco qui, perché il feeling è praticamente lo stesso. Le combo sono molto simili, entrano in un modo, devono essere immesse in un modo molto simile a quelle di Mortal Kombat. Anche il feeling, comunque anche la feeling così, un po' grafico, un po' l'atmosfera, si rifà un po' ai giochi degli anni 90, come potete notare, insomma, sembra un po' di essere davanti a una sorta di clone di Mortal Kombat, di quelli che si trovavano nelle sale giochi negli anni 90, che non erano usciti tantissimi. E il gioco di per sé non è particolarmente profondo, perché vi ho descritto praticamente tutto quello che c'è da sapere. Non ci sono super mosse, non ci sono super combo, non ci sono fatality, non c'è nulla di più di questo. Cioè due personaggi con le loro due barre della vita e le mosse, insomma, e le combo, le mosse. Soprattutto è un gioco abbastanza semplice, qui siamo tornati allo stesso ring di prima. È un gioco molto semplice, nel senso che basta che voi impariate, prendete un personaggio, imparate una combo, una o due combo di questo personaggio, la ripetete un po' all'infinito e uscite a fine del gioco senza troppi problemi. Dovete, per la modalità storia, prevede che voi affrontiate tutti i 14 personaggi, perché non affronterete voi stessi, però insomma comunque affronterete tutti i personaggi, quindi fino all'ultimo boss, al boss finale. Finito il boss finale non ci sarà nulla di particolare, c'è solamente una schermata, anzi un disegno del vostro personaggio in posizione plastica e quindi basta, non ci sarà una storia, nulla, niente che possa appagare bene il giocatore in questo senso. E come dicevo, in una mezz'ora praticamente lo potete portare a termine senza troppi problemi, insomma, aspettate che io da un paio, due o tre giorni che ce l'ho, ho provato quasi con tutti i personaggi, l'ho finito quasi con tutti i personaggi e avrò visto la schermata del game over tipo una o due volte, quindi per dire che è abbastanza semplice. Come vedete io ho scelto Jet Li in questa partita perché è uno con cui, è un personaggio con cui riesco a inanellare un po' di combo, essere un pochettino più vario, perché in effetti alcuni personaggi sono un pochino più difficili da usare. Che altro dire, come picchiaduro in sé, cioè come vi dicevo le meccaniche sono molto semplici, quindi non c'è nulla di particolare. In più c'è da dire che le hitbox e insomma le collisioni non sono proprio perfette, alle volte è anche le priorità delle mosse, alcune mosse ogni tanto hanno priorità, la rapidità cambia in un certo senso, così un po' a piacere, e le hitbox sono, alle volte non sono ben precise, gli attacchi aerei sono molto scarsi, quindi non conviene quasi mai farlo, a meno che non abbia un personaggio che riesce a farli. Qui siamo contro Hitman, che è un personaggio che sinceramente a vederlo, cioè, come graficamente a me non piace, è realizzato, anche se ricorda abbastanza bene personaggio del film, come movenze, però da giocare abbastanza, anche abbastanza, non è molto bello, non dà molto soddisfazione, altri personaggi ne danno molte di più. Il gioco è tutto qui, nel senso non c'è altro, la modalità c'è una vita versus che purtroppo non ho potuto provare, però ovviamente è solo in locale, niente online, e il gioco è qui, finisce qui, non c'è altro, quindi diciamo che l'attrattiva di questo gioco è semplicemente quella di essere citazionista, cioè quella di citare, di prendere di peso personaggi da dei film di arti marziali e metterli qui senza un particolare sbuzzo creativo, senza nulla di particolarmente originale. Quindi io questo gioco l'ho comprato in sconto con pochissimi euro, però sinceramente non me la sento di consigliarlo a prezzo pieno, e mi sento solo di consigliarlo a chi
ha veramente una grande passione per il film d'azione, anzi film di arti marziali, e quindi è perché questo è l'unico pubblico che potrebbe apprezzare questo gioco, anche perché insomma, a parte questo non c'è molto altro. In realtà poi ci sono picchiature molto peggiori, io ne ho visti anche di parecchio, insomma, nella mia carriera ho visto di picchiature molto peggiori di questo. Questo bene o male è un buon feeling, però diciamo che è un po' insipido. Non so se in futuro usciranno delle patch o degli aggiornamenti, qualcosa, io spero di sì. Insomma, il gioco sembra un po', non dico incompleto, però sì, insomma, non è un... Non siamo davanti a un prodotto completamente rifinito, almeno per quanto riguarda le meccaniche e le modalità. Bene, proprio di YouTube, io qui ho finito, anche perché la recensione sta durando veramente tanto. Noi due vi salutiamo, vi diamo appuntamento ai prossimi video, che spero siano fra breve, insomma abbiamo comunque continueremo comunque a fare anche let's play e altre recensioni con altri format, anche altre classifiche, e quindi niente, vi aspettiamo presto per il prossimo video. Vi saluto e non scordatevi di iscrivervi al canale e, se volete, anche alla pagina Facebook. Ciao e alla prossima.